Beh ragazzi, sono i Pokémon Collector, benvenuti in un nuovo video. Oggi è una roba un po' diversa dal solito. Se avete fatto caso, quando carico i video della collezione di carte, come immagine, diciamo di anteprima video, metto sempre un'immagine con diversi Pokémon. Quei Pokémon sono presi da carte a cui faccio le foto io e vado a modificare. Quindi il video di oggi è, vi faccio vedere il lavoro che faccio con queste carte. Premetto che non è nulla di assurdo, anche perché diciamo che non so usare programmi particolari. E quindi uso semplicemente Paint, faccio le foto alle carte, vado a ritagliarle, quindi togliere tutto, diciamo, lo sfondo. Se serve, li vado a modificare o comunque completare l'artwork. Adesso, come prima carta, faremo Manectric, poi ho scelto Rayquaza e Milotic. E Manectric sicuramente non sarà da ritagliare, però le altre due saranno da completare, quindi cominciamo con Manectric. Ok, semplicemente vado inizialmente a togliere tutta la parte che c'è intorno, semplicemente uso la funzione ora, seleziono figura a mano libera e vado a cancellarla. Solitamente faccio prima un lavoro un po' più, diciamo, grossolano per togliere le cose più grosse e poi piano piano vado a farlo sempre più preciso fino ad arrivare ad avere solo l'immagine che mi serve. Ah, se tra di voi c'è qualcuno che diciamo è comunque abbastanza brava a fare queste cose, comunque usa programmi più avanzati, starà ridendo del mio lavoro. Però questo è quello che so usare, quindi diciamo che il lavoro che deve fare lo fa, quindi utilizzo principalmente questo qua. Se poi imparerò a usare qualcos'altro, ben venga, però per il momento va bene. Questo qua lo faccio tutte le volte che devo fare un'immagine di copertina, cioè di copertina, di anteprima. Probabilmente velocizzerò un po' perché ci vorrà un po'. Quindi tengo solo, diciamo, un po' l'inizio qua lo tengo. E poi terrò la parte, quella un po' più interessante, in cui andrò a ricreare gli artwork. Adesso facciamo una cosa un po' più precisa, andiamo a rifinire un po', anche se dopo mi sa che ci tornerò, però intanto andiamo un po' a perfezionare. È un lavoro un po' lungo, però vi dico la verità, mi diverte farlo, soprattutto la parte di completamento, di modifica. Sono partito da quello un po' più noioso, però dopo saranno più divertenti. Direi che ci siamo. Qualche particolare, giusto per dargli un po' la forma, ma salviamo. Ok, passiamo al secondo ed è Milotic. Allora qua, come vedrete, allora, questo A sicuramente lo metterò nella parte bassa dell'immagine, quindi la coda è il, diciamo,
la parte alta della testa, quindi il cornino, diciamo così, saranno da ricostruire. Quindi facciamo prima di tutto il ritaglio come prima, togliendo tutte le cose in più. Vedete la parte qua della coda, pure due, diciamo, ventagli andranno ricostruiti perché nell'arto sono tagliati dalla carta. Ripuliamo un po'. Allora, questa parte qua dopo andremo a farla. Prima preferisco sempre, diciamo, pulire l'artwork, quindi intanto la parte più dura è andata, quindi velocizzerò un po' anche qua e poi vediamo come fare per montare tutto, per ricreare la parte mancante. Ancora un po' da rifinire, c'è tutti gli altri abbastanza complicati con tanti particolari, quindi ci vuole un po' più di tempo. Non capisco dove finisce il cordino qua. Tra l'altro questo video qua in realtà l'avevo già fatto per Team Rocket Returns, che è uscito ancora qualche tempo fa comunque. E ho già fatto questa cosa qua di riprendermi mentre modifico, mentre ritaglio le immagini. Quindi ho fatto tutto il video, parlavo, cose così. Quindi telecamera frontale, programma per riprendere lo schermo. Faccio tutto il video, faccio i miei tre artwork, tutto completo, a posto. Nel momento in cui vado a rivedere il video, ovviamente come si chiama? Il programma, quello per il computer, aveva ripreso solo lo sfondo di Windows, quindi tutto il tempo il desktop mi ha preso. Quindi ho fatto veramente un video per nulla, perché si vede che non aveva la licenza per riprendere Paint. Quindi tutto il tempo che io ho fatto il video, lui ha ripreso sempre la stessa cosa, quindi il desktop, quindi video per nulla. E la cosa ancora più assurda è che praticamente, allora, io avevo già fatto il lavoro per fare l'anteprima del video, quindi avevo già ritagliato tutte le immagini e tutto. Poi ho detto, sarebbe bello riprenderlo mentre lo faccio, quindi l'ho rifatto da capo. Quindi l'ho fatto due volte, e in più non è servito a niente perché non mi ha ripreso il video. Quindi, ora sinceramente non so se sta funzionando, spero di sì. Anche perché se non sta funzionando probabilmente non starete vedendo questo video. Quindi spero che qualcosa stia riprendendo. Ok, quindi più o meno direi che ci siamo. Adesso, come vedete, la parte lì in alto, questa qua, dobbiamo andarla a completare, quindi inizialmente faccio più o meno diciamo la sagoma che mi serve, molto, diciamo, grossolana, giusto per avere un'idea di come dovrà essere. È una roba importante, giusto per avere proprio l'idea di base. Vedete, le faccio proprio male. Non è una cosa importante.
magari questo no. Più o meno arriverà qua. Poi ovviamente quando la faccio, vedo che non va bene, la ritaglio dopo, lo modifico poi dopo. Ok, a grandi linee questo qua è quello che dovrà essere. Ora uso sempre sto pennello qua e inizio a fare una prima ripassata di colore. Questo per entrambe le cose. E così potrà sembrarvi fatta abbastanza male, ma vedrete che cambierà man mano che andiamo avanti. Facciamo anche la parte interna. Ok, vedete che più o meno la forma c'è. State pensando, guarda che schifo sta facendo. Fidatevi. Ci può stare, adesso andiamo, miglioriamo un po' i colori e anche tipo questo rosso un po' più scuro che c'è qua, e c'è anche da dire che vedete che è più tondo lì, quindi adesso lo facciamo un po' più tondo. Così assomiglia un po' agli altri. Prima di tutto faccio la forma a grandi linee, che sia come voglio io, dopodiché vado a fare i particolari. Quindi adesso siamo ancora nella fase iniziale. Ok, andiamo a colorare un pelo meglio. Così vedrete poi già come cambia il risultato generale. Non manca molto, 3-4 minuti, secondo me abbiamo fatto tutto. Vedete già com'è il risultato globale. Però ancora si vede abbastanza il distacco. Come prima, adesso gli do un'idea generale, poi la modifico. Un pelo più corto. Ok. E questo è, diciamo, il risultato finale. Devo modificare solo questa cosa qua che mi dà fastidio, sto cerchietto qua.
Ora andiamo a vederlo il lavoro finale, vedrete com'è. Se non lo sapesse, diciamo, non ci va a guardare. Come si può il risultato finale? Adesso passiamo a Rayquaza. Ok, passiamo quindi a Rayquaza. Guardate quanto bello sto artwork qua. E qua ci sarà da fare lo stesso lavoro di prima. Quindi, allora, qua c'è sicuramente da rifare le orecchie. Vedete qua che sono mozzate. E anche la parte dietro, quella specie di queste qua. Non so come chiamarle. Però, prima roba da fare, come solito, andiamo a ritagliare le parti che non ci servono. Tipo sta carta sopra. E qua. Però voglio lasciare queste nuvolette, quale voglio lasciare? Qua velocizzo un po', tanto avete capito che vado a fare più una roba grossolana, voi sempre più nei particolari. Sono un sacco di particolari sto altro qua. Ok, direi che se non mi sono perso niente, dovremmo aver fatto. Quindi abbiamo ritagliato tutto, ora andiamo a completare. Quindi, prima di tutto dobbiamo fare questo qua. Più o meno sono così. Andiamo a colorare, massimo dopo tagliamo. Ok, un'idea iniziale l'abbiamo data. Vediamo un po'. Più o meno ci può stare la forma. Vediamo se completandolo viene bene.
Okay, il colore c'è. Poi andiamo a fare questa striscia nera. Quindi che dobbiamo fare un po' meglio questo. Vediamo com'è l'effetto finale. Vedete che già ci sta, ci sta. Voglio togliere solo sta striscia qua che non mi piace. Assolutamente no. E voilà, la prima è fatta, guardate come si mimetizza bene. Andiamo a fare anche la seconda. Ok, più o meno, non so, questo bianco qua, mettendoci altro. Vedete come da vicino comunque sono abbastanza brutti da vedere. Ma l'importante è che da lontano diano il senso di quello che devono fare, vedete? Qua comunque è abbastanza complicato perché era un bel miscuglio di colori. Però secondo me non è venuto male. Questa parte qua l'abbiamo creata noi. Adesso andiamo a fare l'orecchio. Che in realtà... Sì, andiamo a fare l'orecchio, solo fino a qui però, perché dopo ci metterò la parte alta del video, quindi non ha senso. L'altra orecchia invece non andiamo a farla perché lì ci sarà, no, forse sì. Non so, devo ancora pensare come girarlo, perché se lo metto in testa in là ci sarà la fine dell'immagine, quindi non ha senso farlo. Non so, ci penso un attimo. Direi che più o meno ci siamo. Andiamo a ritagliare. Vediamo se può andare bene. Insomma, più dritto, deve essere più dritto qua. Deve essere tipo così. Diciamo che ci deve essere qualcosa da qua a qua. Male.
direi che anche Rayquaza è finito, quindi salviamo, andiamo a ricostruire questo e l'immagine che uso, ci andiamo a mettere il simbolo. E poi ci andiamo a mettere i vari artwork, quindi Rayquaza. Che mettiamo qua. Bellissima questa immagine. Vedete com'è? La parte abbiamo completata, alla fine non è che si nota molto, però comunque si vede. Milotic. E infine Manectric. Ok, quindi questo è il risultato finale. Questa qua sarà la nostra immagine di Ex Smeraldo. Ci abbiamo messo circa un'ora per fare tutto questo lavoro qua, quindi la prossima volta che vedrete un'immagine fatta così capirete quanto lavoro c'è dietro, pur non vedendo, spero che nessuno l'avrà notato prima d'ora. Spero vi sia piaciuto il video, se volete ne farò altri, perché visto che è un lavoro che comunque faccio tutte le volte, non mi cambia niente fare il video. Vi ringrazio per aver guardato, lasciate un like se vi va, iscrivetevi se non l'avete fatto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!